Ciao a tutti. Oggi voglio presentarvi l'ultimo programma che ho finito proprio oggi ed è il grillo parlante, però programmato individualmente da me. È il classico, perché praticamente il classico grillo parlante della Clementoni che da piccoli penso che tutti o quasi tutti avevamo. E niente, ho pensato di appunto fare un programmino, diciamo, tipo grillo parlante. Ora lo attivo, così vi faccio vedere come funziona tramite computer. L'ho programmato in Visual Basic 2010. Ora un attimo che apro il programma. Non è qua. Aspettate che... Ah, qua, scusate. Bene. Ho sbagliato cartella, ah, capita. Ok, apri. Appena apro, c'è la voce, l'ho programmato con la voce, non con la mia. Praticamente è il computer che parla. Ascoltate qua. Ciao, sono il tuo grillo parlante. Clicca, ascolta e scrivi la parola che pronuncio. Eccomi qua, cioè, o meglio, eccoci qua, col grillo parlante. Ok, come vedete ho messo anche i punti di risposte esatte e risposte sbagliate. Qui ho disattivato io in programmazione le caselle di testo, cioè dove potete scrivere, e anche il tasto verifica, perché tanto per scrivere dovete prima ascoltare la parola. Su questa schermata qua, di questo appunto programma qui, ho fatto parole miste. Ora vi farò ascoltare una parola per ciascun, diciamo, programma che ho fatto, che ho fatto 3 pagine su questo programma. Perciò la prima appunto è questa. Sentiamo sta prima parola qua. Scrivi banana, poi premi il tasto verifica. Ecco, come vedete si attivano le caselle. Se per caso una volta attivate le 2 caselle qua non scrivete niente e cliccate subito su verifica, vi appare un messaggio secondo campo obbligatorio. Devi scrivere la parola che ho detto. Perciò voi scrivete banana. Fate verifica. E la voce vi dice se è giusta o sbagliata.
Complimenti, la parola che hai scritto è corretta. Ok, se invece la sbagliate, per esempio scrivo banane senza la finale, vi dice questo. Mi dispiace, la parola che hai scritto è sbagliata. Avevo detto banana. B. A. N. A. N. A. Banana. Come avete sentito, ho cercato di programmarlo proprio come era, oppure com'è tutt'oggi, perché comunque c'è ancora, com'è proprio il grillo parlante. Qui, come vedete, ho sbagliato adesso e mi ho messo, cioè scusate qua, ne posso sbagliate una, perché ho sbagliato ora, mentre prima avevo scritto giusto banana, infatti mi ho messo una risposta esatta. Poi, ovvio, andando avanti, vi incrementerà le risposte giuste, se le scrivete giuste, e sbagliate se sono sbagliate. Ora passiamo ai mesi dell'anno, anche se comunque fa la stessa identica cosa. Qui vi scriverà di nuovo la parola, come si scrive giusta, in caso di che la scrivete sbagliata. Comunque facciamo sta prova anche qua. Scrivi gennaio, poi premi il tasto verifica. Gennaio. Complimenti, la parola che hai scritto è corretta. E qui mi dà un punto. Se io sbaglio a scrivere gennaio. Mi dispiace, la parola che hai scritto è sbagliata. Avevo detto gennaio. G. E. N. N. Gennaio. Ecco qua, qui mi scrive la parola come andava scritta. Un'altra cosa importante che non vi ho detto prima, ma vale per tutte e tre le diciamo per tutte e tre le pagine che ho fatto, anche per le parole le miste, anche se per caso scrivete in modo o tutto maiuscolo oppure scrivete anche così, una minuscola e l'altra maiuscola, basta che sia scritto giusto gennaio, come tutte le altre, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, eccetera, eccetera, vi dirà che è sempre giusta. Complimenti, la parola che hai scritto è corretta.
Infatti, mi dice 2 qua. Ho voluto programmarlo così soltanto perché mi sembrava giusto darla buona la risposta, perché comunque avete scritto giusto gennaio. Perché a volte tanti programmano in modo che se scrivete così, che è stato programmato, però ho tutto minuscolo da programmatore, ho tutto in maiuscolo. Se non scrivete come è stato scritto, la risposta verrà sbagliata, però io ho fatto in modo che comunque voi scrivete, verrà comunque tutta giusta, ecco. Poi qui ho messo anche capoluoghi di regione, che tra l'altro è sull'ultima pagina, e qui la stessa cosa. Aspettate un attimo, ok. Qui la stessa cosa. Faccio solo quest'esempio. Scrivi il capoluogo della Valle d'Aosta. Ah, ecco, sia in questa pagina che nelle altre due precedenti, se per caso non scrivete niente qua e schiacciate subito verifica, vi do questa finestra. Quindi, campo obbligatorio, devi scrivere il capoluogo della regione, perché in modo che appunto non va avanti questo programma. Se voi non scrivete, no, questo programma, se schiacciate su ascolta, ho fatto in modo che comunque, anche se non scrivete niente e fate questa, Scrivi il capoluogo del Piemonte. va, non è che non va, però non ha tanto senso, capito, andare avanti senza scrivere niente qua. Perciò questa era a Aosta, mi senti? Io scrivo tutto giusto a Aosta. Aosta. Risposta esatta, complimenti. E qui vi incrementa un punto, perché avete fatto giusto, vi incrementa di un punto come nelle altre due. Se potete sbagliate, vi incrementerà un punto per la risposta sbagliate. Basta, tutto lì. Per ora questo programma lo termino qua, perché mi sembra già di aver fatto, già ho fatto 3 schede, 3 pagine. Sì, lo so, magari non sono tante, ma comunque se poi vi piacciono questi tipi di programmi che faccio, e se vi servono per i vostri figli, nipoti, amici che magari hanno bambini piccoli per imparare, tanto che oggigiorno comunque i bambini usano il computer da piccolini per imparare, e non è male questo programma, ecco. Ok. E un'altra cosa, però non so quando,
in mente anche di fare le capitali di tutto il mondo, però non so quando lo farò. E appena lo farò, senz'altro farò un altro video e metterò su YouTube anche le capitali di tutto il mondo. Per ora ho fatto queste qua, regioni e capoluoghi di provincia. Poi con calma farò anche magari appunto queste capitali d'Italia. Se a voi vi viene in mente un programma che vi può far comodo per i vostri figli, per i vostri nipoti, come ho detto prima, anche figli di amici vostri, scrivetemi pure e ditemi pure il programma che avete in bisogno, che magari io appunto ve lo posso fare. E io è poco che programmo, perciò non è che di programmazioni so tutto. Però, diciamo, qualcosina so, provate a chiedermi, poi se proprio non ci riesco, pazienza. Però provate, se vi viene in mente qualche programma da farmi fare. Ok, niente, dai, con tutto questo vi saluto, spero che vi piacciono queste 3 pagine di programma che ho fatto. Mi sembra una cosa simpatica. E fatemi sapere se vi piace. Buona serata a tutti, ci sentiamo presto. Ciao ciao.